siamo di nuovo qui. Siamo di noi non, non vi liberate, c'è poco da fare. E siamo venuti qui al Deathron, quello a Prato, ragazzi. E perché lui doveva prendersi le pinze che per crimpare appunto, no, per la splittering. Passando davanti al piccolo reparto mosca, ci siamo messi a osservare, a scrutare l'infinito e ci è venuta l'idea, sapete la lampadina sopra la testa? E quindi in questo video vedrete noi che compriamo due kit di quelli un po' più particolari di queste mosche proposte dal Deathron e poi andremo a provarle sperando nella cattura con queste mosche. Quindi ora si scelgono, vi facciamo vedere che cosa pensavamo. Allora, sicuramente... Allora, il Deathron può fare questi kit questo, qui. Questo menù. Questo menù. Allora, questo, il kit 8 sicuro. Carino, perché le zampine così mi sconfifferano. E poi anche questa moscona così grossa mi piace. Poi siamo indecisi tra questo, anche se sono veramente grosse. Sono veramente grosse. Delle mefloe giganti, oppure questo qua. Però il 5 c'è da dire che si può costruire facilmente anche a casa. Sì, perché abbiamo zampine e tutto. Ora anche questo. Il 6, eh. Quindi sì, secondo me le opzioni migliori sono 6 e 8, 7 e 8. 7 è un po' interno all'8. Sì, vabbè, anche. Questo è già più piccolo, però questo è ok. Se sono affamate ci danno. Possono ricordare i livelli. E se questo format vi piacerà... Zitta! Se questo format vi piacerà, possiamo pensare anche di fare altri episodi con altri kit, magari a vostra scelta vostra. E vabbè, vediamo un pochino come va. Intanto noi prendiamo i nostri kit, quindi... Allora, abbiamo detto un 8. Il 7 c'è. Il 7 mi sembra che sia dietro, eccolo lì, infatti. Ecco. Dammi sto qua. Schifo 7 e... Non è vero che schifo, secondo me sono super particolari. Cioè il 7 7 è particolarino, però 7 e 8. Però vedremo. Quindi ormai a questo punto ci si becca in pesca. Fame. Siamo qui. Siamo diventati degli anziani. Siamo qui. Ora si ordina, si mangia e poi subito in pesca. Forse. C'è anche freschino. Sembra di toccare una fava. È tutto molle. Senti. La mia nerchia. Ehi, qua siamo quasi pronti. Lui si deve cambiare e poi si va in pesca. Let's go. E dopo 8 anni siamo pronti. Un pranzo bello lungo. Siamo pronti per andare a pescare. Si sta iniziando la discesa. Tra poco ci si fila nel bosco per raggiungere il torrente che è in fondo alla valle. Per dire, bisogna fare soltanto un salto di 300 metri. Salteremo. Sì. Così è la vita. Guarda, c'era un Rottweiler. No, cos'era, un boxer? Che cazzo era? Il pitbull di nome Stellina, al quinto bambino mangiato del giorno. Poi invece quelli che si chiamano il distruttore galattico sono i pitbull più buoni del mondo. Madonna, non era un canino, eh? No. Aspetta, staccami un attimo la canna da dietro, ma che vada, lo uso per palo. Un'epopea. Madonna. Ma non è nemmeno difficile, tanto che è caldo, c'è umidità. Caldo umido, pazzo. Allora si monta le canne e. Poi. Poi vi facciamo vedere con cosa abbiamo intenzione di pescare oggi. Che ancora non l'avete visto per bene. Esatto. Avete avuto un mezzo accenno. Vi presenteremo le protagoniste di questo video. Comunque ora si monta le canne. Che in teoria dovrebbero essere anche le trote, però quello è tutto da dire. Spendere una lasca. Va bene tutto. Oh. Ok, canne montate, capelli di merda. Muoia. Ma a di qua. Ok, allora, come ho detto, canne sono montate e ora bisogna montare le protagoniste del video. Come detto prima. Quindi noi abbiamo comprato, come avete visto le clip iniziali, due kit di mosche del Deathron. Ora le vedete specchiate, però vabbè, comunque. Ti avevi preso il set o il lot? 7, secondo me. Io il 7. Se la 7, allora prego.
poi ce le scambieremo. E ora si fa l'unboxing, ragazzi. Ok, ecco qui il primo kit, il kit numero 8. Tutte e due mosche secche. Sono tutte e due kit di mosche secche. Da 6 mosche l'uno, vero? Sì, 6 mosche l'uno, senza ardiglione. E sono mosche un po' particolari, come abbiamo detto lì al Deathron. Eccole qua. Faccele vedere, faccele toccare. Belline. Prese tutte, sì. Sicuro? No, ne manca una. Eccole qua. Allora, abbiamo 2 mosche di questo tipo nere. Ora, perdonateci, o perdonatemi, poi non so Tommy. perdonateci. Perdonateci, ma i nomi, per esempio, non li sappiamo. Cioè, questi sono terrestri. Esatto. Sicuramente. Queste due non mi viene il nome, non lo so. Comunque, le mosche sono queste hanno queste... Zampettone. Queste zampette lunghe che ricordano... Com'è che siamo quelle, i zanzaroni? I ragni d'acqua anche. I ragni d'acqua, ma anche il zanzarone, sapete quelle. Quelle. Dai, avete capito, non lo so. Invece queste. Sembrano tipo moschine, sì, proprio. Sì, terrestri al più piccoli. Va bene. Molto carine. Quale deciderà di montare il campione? Io inizio con questa, con quella nera. Quella di mezzo? Esattamente. Però prima di montarla, vediamo quelle del mio collega Tommy. Spacchettando anche il mio. Io credo di aver preso delle mosche veramente strane rispetto alle altre, che non so se potranno effettivamente funzionare. Sono veramente grandi e particolari, cioè no. Credo si possano definire quasi mayfly, no? Credo di sì. Però sono molto belle e sinceramente ero curioso di usarle. Poi abbiamo detto lì per lì, prendiamo quelli un po' più particolari, almeno le testiamo veramente. Sono 4 sono uguali e poi ci sono queste due invece che sono diverse. Ma forse è possibile che siano... Sì, sono proprio uguali. Ah no, c'hanno il sopra diverso, vedi? Sì, questa è parachute e quella è più ala. Sì. Credo tipo, che... ricorda quando ci sono le mosche morte in acqua. Credo. Esatto. Credo che partirò con questa un po' più piccola, uh-huh, per essere un pochino più moderato. Comunque carine, un sacco di foam, quindi perlomeno credo staranno a galla. E vediamo un pochino come va, dai. Buttiamoci a pesca e l'orario non è proprio... dalla nostra parte. Esatto. Boia tantissimo e non pescosi. Veramente minuscolo. Però intanto le mosche del petto funzionano. Facci vedere la micro troll. No, la bestiona. Questa è grossa, la funzione pronta. Chiude gli occhi. Ma guarda i bei colori. È macchia par. Queste sono trote ganze anche perché probabilmente non sono mai state prese. Lancio due puntini. Anche bella grassoccia. Rilasciamo il volo. Madonna, questa è piccola, il pesce però... veramente piccolo. Forse no, l'ho sgamato. Forse l'ho resistito. Guarda. Cannata, ti ho tirato. Era piccina. Porca miseria, se era piccola. E c'è, vai. Ma
Eccola qui. Guarda qui, sì. E anche la mia, anche la mosca ha preso la seconda frotta. E proprio te qui. Ora, dopo aver usato questa moschina qua, cambio e provo una di quelle grosse grosse, dato che sono due belle buche davanti a noi. Quindi perché no? Perché non tentare? Fra, quale provo? Questa o quell'altra? O quella con le ali? Sì. Zanzara di merda. Una doppia buca. Legata, adesso la ingrassiamo per benino. Credo abbia le ali in CDC queste. E poi vai. Sì, però è figa la scoppia. Ora sì, però era 15 secondi, non so se l'ho ripreso. Non era un pescione, no? Però ha reagito sulla mosca, interessante. La mata si ritrova subito. Che è sto coso, voglia? È un osso? Mm? È un osso? Eh sì, cavallo. Mm. No, non è un osso. Come no? Ah sì. Mi sa un femore, qualcosa di più. Quello sembra che stava lì, Cioè non è che se... Sì, uno non è morto qui. Aspetta. Chissà. Dici pasta. Peccato, la parte più bella. Ma vecchio? Proprio questa buchettina qua, poi si scavalla. Come? Sì, sono moschini. Madonna, il lancio di merda. Ok signore, è il momento di cambiarla. Si toglie visto che ci ha regalato un bel po' di catture. Questa o quell'altra? Cosa per la parachute, quella? Sì. Quella dell'altro. Dicevo, anche Tommy lo sta facendo e si mette quest'altra qua con le zampe lunghe. Visto che ora ci stiamo per affrontare una buca di discrete dimensioni, magari la mosca un po' più grossa potrebbe piacere di più. Poi magari è un ragionamento completamente sbagliato.
È piccola, eh? Scusate il rilascio, però allora c'è un punto che mi ispira non poco. Cosa? Un po' più bellina di quell'altra. Olè. Ah, però è un po' più bella di quelle altre, almeno. Vedi? Un po' più bella, di poco, però. Non è male. Ok, sto cambiando per l'ultima volta la mosca per provare l'ultima del kit del Decathlon. Allora, vediamo un pochino, ecco qua. Per il momento sulle altre, come avete visto nel video, le catture sono state, quindi tanto di cappello non mi posso lamentare, ecco. Allora si taglia qua. Ho detto si taglia qua, perfetto. Si mette un minimo di grasso per farle stare a galla, ecco là, un po' troppo. Questo dovrebbe tipo ricordare una mosca, proprio, proprio un moscone, qualcosa del genere. Vediamo. Con l'ultima, con l'ultima mosca. Sì. Io ho completato la missione. Ti va a fare un'altra qua, se sapessi. Presa. No. Sì. Siamo arrivati alla strada. Finalmente. Oggi veramente impegnativo. Però il video è venuto. Sì. Quindi possiamo essere soddisfatti. Alcune mosche hanno funzionato di più, altre di meno. Comunque. Però in media. Sì, sì. Ora facciamo. Ci tiriamo un attimo 2 minuti di pausa e poi si fa l'outro con il recap di com'è andata. Un secondo. Ok, signori. Ci siamo. Stanchi, morti, sudati, però ci siamo. E andava bene, le mosche del Decathlon funzionano. Alcune erano leggermente grandi. Sì, vabbè, hai scelto delle mosche particolarmente grandi, sì. Però comunque non le ha prese, ma le mangiate sono state anche su quelle, quindi vuol dire che funzionano. Quindi prodotto
prodotto, come si dice? Non mi viene? Confermato, no, com'è che si dice? Consolidato, che vuoi dire? Sì, una, com'è che si dice? Io non mi viene il termine. Vabbè, comunque, diciamo che c'è tutta la tela nera sotto. Si vedeva solo il tuo naso. Cosa? Cioè, niente, voleva... Comunque, il prodotto è valido, è approvato, quindi se volete comprare delle mosche potete farlo tranquillamente da Decathlon. Decathlon, ti prego, sponsorizzati. E niente, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto, se questo format vi piace mi raccomando continuate a lasciare like, commentare e condividere se con amici, altri... parenti, cugini, cani, gatti, polidori, tutti quelli che volete. Se avete altri prodotti da consigliarci, che noi andiamo a provare, scrivetelo qui nei commenti. E niente, noi vi auguriamo una buona giornata, una buona mattinata, una buona serata, una buona notte a seconda di quando vedete questo video, e alla prossima ragazzi. È ora di fare la doccia.